Bentornati a Colazione coi Bradipi. Oggi parliamo di super criminali, cattivi, perfidelli. Torniamo un attimo sul discorso supereroi. Oggi presentiamo il Hitler, che è perfetto. Cattivo. Super cattivo, perché è di super cattivi che si parla. No, a differenza dell'episodio sui supereroi, però questo giro ce lo siamo creati noi praticamente, senza dover prendere, attingere da quella cultura pop in generale. Devastante. Non è vero, io mi sono divertito. Te no. No, perché abbiamo messo la solita limitazione del superpotere, cioè devono essere abbastanza lofi. Sì, io l'ho rispettata fino ad un certo punto. No, vabbè, anch'io però... non si riesce a creare un super cattivo che non sia... Cioè, o è un super cattivo o non è un super... Vedremo. Spiegaci, Giangià. Parti tu che... Basiamo tutto su quelli che diciamo sono tre punti fondamentali dove vediamo un po' di tenerci, dove abbiamo provato a rimanere dentro questa cosa. Io parlo sempre per me, poi dopo non so tu come hai lavorato, però che sono le origini, i poteri e gli obiettivi, comunque le motivazioni che spingono ancora questo super cattivo ad agire. Più o meno ci siamo. Il rancore dentro, l'odio. Parto io? Sì. Le mie origini sono il buon 80% del super cattivo, diciamo. Quindi sì, perché alla fine... Io sono tipo lo 0%. Vedi, a posto. Però non ho pensato origini. No, io... cioè, le mie origini sono, diciamo, abbastanza importanti, perché spiegano di per sé anche, come mai questo rancore. Perché il mio personaggio parte... lasciamo stare nomi e cose del genere, per quello andiamo proprio al succo, direi, evitiamo. No, praticamente si tratta di quello che è un ragazzino che parte con il fatto di avere il superpotere di poter trasferire... Un ragazzino, cioè tipo... diciamo... Età, il bambino, cioè nel senso questa... come si può dire? Diciamo è questa pace. Non so. Con le tue parole. Non ce la possiamo fare. La domanda è: quanti anni ha? Ora, in questo momento. In questo momento ha cattivo creato. Secondo me ci avviamo su una trentina. Per quello. Però i suoi poteri da. I suoi poteri partono da quando nasce, praticamente. Sviluppa i suoi poteri verso l'età, diciamo, di 10 anni. Effettivamente assume consapevolezza. È molto curata questa cosa. Sì, perché... sì. Assolutamente allo stesso... No, livello. Perché mi sono messo lì a scrivere e ho detto, vabbè, però questa cosa ci sta bene. E è venuto fuori un papiro che ho dovuto... E siccome dobbiamo starne 10 minuti... Sì, infatti... E niente, in breve il suo superpotere è quello di poter trasferire, anzi scambiare la sua persona nel corpo degli altri e viceversa, praticamente. A sua scelta, però? Sì, il problema è che viene a conoscenza, diciamo, cioè consapevole dei suoi poteri all'età di 10 anni, quindi si tratta comunque di un bambino che inizia con le prime esperienze comunque di scambio. Il problema è che ogni volta che lo fa rimane un'ombra, praticamente, cioè lui trasferendosi nel corpo di un'altra persona e viceversa, l'altra persona si trasferisce nel suo corpo. Ad esempio lui si ritrova con quelli che sono un po' i dubbi, i traumi, ancora un'ombra della personalità del corpo ospite, del corpo che ospita. Tipo quando cos'era Dottor Octopus va dentro a Spider-Man, nella coscienza e poi pian piano lo corrompe e diventa... Questa cosa mi manca sinceramente, però sì. Quello che mi ricordo è tipo lui... era morto, era successo qualcosa, però la sua anima era rimasta in vita ed entrava nella mente di Spider-Man e praticamente pian piano lo corrompeva finché rimaneva solo Dr. Octopus e non c'era più Spider-Man. Sì e no, perché comunque qui non si tratta comunque di un'immagine, cioè non è che quello che è l'altra persona rimane lì a corrompere, cioè non ha tutto questo potere di per sé, l'ombra dell'altra persona, diciamo, però ne viene influenzato. Che può essere un modo positivo o negativo. E quindi non è un gran superpotere. No,
finché lui non incontra praticamente quest'altra figura che è una specie di umano artificiale, diciamo, quindi creato in laboratorio, quindi senza una vera, cioè detta come vedete, senza anima, una vera anima, sì, un vero io. E nella storia, che non ho dettagliato più di tanto, si ritrovano praticamente a dover, cioè il ragazzo è morente, che praticamente stiamo aspettando un disegnatore per poter mettere giù, esatto, quindi se vi interessa ben volentieri. No, praticamente lui si ritrova a scambiarsi il corpo, cioè praticamente il corpo con questa entità, questo chiamiamolo cyborg, anche se non è un cyborg, è praticamente un cyborg però umano, dove sì, se non meccanico, quindi un umano creato in laboratorio, che è praticamente indistruttibile, solo che il cyborg decide, ancora cyborg, no, però vabbè, l'umanoide, l'entità decide di scambiarsi con lui perché era morente e decide di farlo vivere nel suo corpo mentre lui entra dentro nel corpo morto, esatto, nel corpo del ragazzo che ormai sta morendo, e quindi si ritrova con quello che è il suo effettivo superpotere di essere indistruttibile. Ok. Uber forte. Non so, Io continuo perché il mio origine non ci ho pensato. Ho pensato ai poteri, erano quello. Okay. Una volta risalto ho detto: ah, basta, è finito. Non mi interessa. No, ha dei poteri che. Allora. Soprattutto di cosa stiamo parlando? È un mob. Ok. Oltre un mob. No, no, sì. Allora, vabbè, l'intelligenza sopra la media, questo glielo concediamo. Ok. Non è un superpotere, no, una via di mezzo, diciamo, una via di mezzo fra un genio e una persona comune, tagliando la parte bassa delle persone comuni. Ok. Stiamo vedendo scene da capricciare. E ha due poteri fondamentali. Il primo è di potersi teletrasportare ovunque lui sia già stato, ovunque, cioè non lo so, pensa a una persona, sa che quella persona vive lì, o comunque riesce a visualizzare quella persona, si può trasportare da quella persona, però solo una volta ogni 24 ore. Ok. E il secondo superpotere è di restare invisibile per un quarto d'ora, una volta all'ora, solo se però non è, come si può dire, non si sapeva che lui era in quella istanza, in quella cosa, per dire, uno ti vede, tu giri l'angolo, non puoi diventare invisibile. Ok. Cioè nessuno deve sapere che tu sei in quel luogo, allora lui può essere invisibile. Ok. Sono due poteri abbastanza forti, però hanno delle fortissime limitazioni. No, quello è strano già come personaggio. È un personaggio nato dalla vendetta, dal desiderio di vendetta. Ed è il suo, che arriviamo anche all'ultimo obiettivo, è il suo scopo principale. Ah, giusto, sì, perché ti hai saltato l'origine, abbiamo detto i poteri che adesso è... Ah, il suo obiettivo, cioè lui non è un super cattivo, non ha piani per la terra, no, lui semplicemente fa quello che gli pare e basta, e si sta cercando di vendicarsi di tutti i tratti subiti, basta, fine. Oh. Questo è tipo un personaggio caotico, diciamo, sì, è un caotico malvagio, quel cattivo da due fumetti, diciamo, e basta. Sì, da una graphic novel, esatto. C'ha la sua piccola storia, 2-5 fumetti, basta. La cosa importante è rompere. Esatto, la cosa importante è vivere la sua vita. No, io invece, vabbè, a questo punto continuo, i punti, vabbè, diciamo, sono quasi saltati, però... No, anche perché qui si tratta... Ah, cioè, non ha aiutanti, non ha base, cioè lui è... Sei un cane sciolto. Sì, esatto. È un Ronin che va in giro, fa quello che gli pare. E basta. Non ha base, ha dove... Te lo sei immaginato un po', oppure... No, sinceramente no. Ha un mantello. No, non credo. Non mi interessa. Sarebbe molto nell'occhio un mantello. Okay, no, perché non ho mai capito. Però vabbè, andiamo avanti. Perché fa scena. No, comunque, continuando allora il discorso, nella sua nuova versione da armadillo, praticamente, dato che praticamente abbandona il superpotere di potersi scambiare con le altre persone,
entra a far parte di... Ah, quindi lui adesso non può più scambiarsi, ma può solo... Questo è ancora nell'origine. No, lui può ancora farlo, ma decide di non farlo. Cioè, dal momento, cioè, quindi che... uscirà il fumetto, poi dopo usciranno le origini. Ah, potrebbe essere, perché, cioè, alla fine... Vabbè. Oh, io l'ho dettagliato, cioè, l'ho strutturato in questo modo, perché altrimenti non no, ma il discorso... Cioè, adesso non è come... ha dato via quel potere lì e può... È solo indistruttibile. È indistruttibile e può ancora utilizzare il potere di scambiarsi, ma al momento non ne vede un motivo. Dal momento perché che... perderebbe l'indistruttibilità? Eh sì, perché si ritroverebbe... Perché è legata solo al corpo l'indistruttibilità. Sì, il potere del diciamo, del cyborg. Anche, non ho un altro modo di chiamarlo, l'umanoide, del golem di carne, diciamo. È legato comunque al suo corpo. Intanto, mentre tutto questo succede, entra in una specie di... diciamo Justice League, oggi non ce la faccio a parlare, ma va bene. Oggi abbiamo degli impedimenti. Dove si innamora di un altro, di questi personaggi, di questa lega di supereroi. C'è una vendetta personale. Cioè, inizia un po' a crearsi. Che però non ci spoilerare tutta la storia. Invece, perché lui... Cioè, ma non abbiamo tutto questo tempo. No, ma è breve, perché in pratica cosa succede? Lui si ritrova con gli altri a dover bloccare questo squarcio per un'altra dimensione. Dato che il piano era stato deciso da lui... diciamo di agire in un certo modo, gli altri gli danno conto, dicono che non è un buon modo di agire, che cosa succede? Nell'operazione la sua ragazza muore. Ah, e quindi lui... E quindi, sì, perché lui viene assorbito da questo squarcio, praticamente viene quasi completamente distrutto, ma ovviamente data la sua natura... È indistruttibile. È indistruttibile, quindi rimane solamente in coma, praticamente vaga nello spazio, dove... In quest'altra dimensione viene recuperato da un'astronave di questi alieni bellicosi e lui si risveglia e, data comunque la natura modificata del suo potere attraverso comunque lo squarcio temporale, non solo si scambia di corpo con quello che è questa specie di imperatore alieno... Ma non dirci tutto! Qual è il suo obiettivo? Il suo obiettivo è vendicarsi. Boh, in questa nuova forma di alieno fuso. Ci dice tutto il fumetto, non è. Ma tutto il fumetto non esiste. Sì, l'episodio è finito. Qualcuno lo scriverà. Se qualcuno dovesse essere interessato, lo buttiamo giù insieme, così Tam lo può leggere. Seguite il mega kit del super cattivo, create un super cattivo anche voi. Esatto. Dà la possibilità di usare la super polemica. Oppure se siete interessati, poi creiamo il nostro universo, fate anche i supereroi per quello. E niente, ci vediamo lunedì prossimo.